Seconda vittoria in 7 giorni per i Panthers che allo stadio Nebbiolo di Torino superano i Jaguari con un netto 49-6. Una gara dominata dai ragazzi del presidente Bonvicini che confermano le buone cose viste a Pesaro anche se gli avversari più impegnativi di questa stagione devono ancora arrivare. La difesa offre come sempre grandi garanzie, accusando un solo passaggio vuoto, mentre l'attacco conferma la crescita rispetto alla scorsa stagione con un Manpedia Valli che sembra aver ritrovato la forma migliore. E con un Durham che, dopo i guai fisici dello scorso anno, sta dimostrando tutto il suo valore. Il primo possesso della gara è dei padroni di casa, ma Belli e compagni non concedono nemmeno un down. Dopo il punt, Monardi invece trova con puntualità i suoi ricevitori e sfruttando soprattutto le corse devastanti del numero 33, risale il campo con efficacia. Dalle 13, il primo touchdown pass del quarterback parmense è per Alinovi, che mette la prima firma in stagione. Via Ferri non sbaglia per il 7-0. I Jaguari non riescono a concretizzare una reazione efficace, così i Panthers riconquistano il possesso e Monardi pesca Durham con un lancio di 50 yards. L'americano innesca la progressione irresistibile e nessun giallo-nero può impedirgli di piazzare il touchdown, che con la trasformazione di Via Ferri avvale il 14-0. Allo scadere del primo periodo è l'altro americano, Brett McMachin, a mettersi in vista con un intercetto che vale di nuovo il possesso, mentre il touchdown viene annullato per il fallo di un compagno. In apertura di secondo periodo anche Malpedia Valli viene annullata la segnatura, per lo stesso motivo. Stavolta la difesa di casa regge e costringe i Panthers a tentare il field goal che Dia Ferri sbaglia. È il momento migliore per i padroni di casa, il quarterback americano venuto, prima pesca Iuliano, bravo a ricevere in acrobazia, poi, nonostante la pressione ospite, trova Fabiano Hale, che riceve e porta palla fino a 1 yard dal touchdown. Touchdown che firma lo stesso Eli con una corsa centrale di potenza che sembra riaprire il match. Brown sbaglia la trasformazione e il tabellone recita Jaguari 6, Panthers 14. Ma al primo drive dopo il kickoff, la premiata ditta Monardi-Durham concede il bis a campo invertito, ristabilendo le distanze e trappando le speranze di rimonta dei padroni di casa. Prima dell'intervallo, poi Monardi trova di nuovo Alinovi e le squadre, grazie al piede di Dia Feria, vanno a riposo con un confortante 28-6 per i Panthers. In apertura di ripresa, poi i neroargento tracciano il solco decisivo con il capolavoro di Malpedia Valli, che firma un kickoff return direttamente in touchdown, percorrendo tutto il campo grazie ai blocchi perfetti dei compagni e alla sua agilità esplosiva. Con la trasformazione di Dia Ferri a punteggio sul 35-6. Al possesso successivo è ancora il numero 33 neroargento a seminare scompiglio nella difesa di casa, fino al secondo touchdown personale con una corsa breve sul lato destro. Dia Ferri è impeccabile per il 42-6. Nell'ultimo periodo in campo molte riserve, ma la difesa nell'argento continua a non concedere nulla. Il giovane quarterback Davide Rossi, classe 2000, firma invece un pass di 45 yards per un boop, che viene fermato a un passo dal touchdown. Ci pensa poi Puda a firmare il touchdown che con la solita trasformazione di Dia Ferri vale il 49-6 finale. Due successi netti in questo via di stagione per i Panthers, che andranno confermati nella prima casalinga di sabato prossimo a Lanfranchi contro gli storici rivali dei Lions Bergamo. Allora Gianmarco, com'è andata la linea di difesa questa sera? Direi molto bene. È stata una partita impegnativa? Pensavamo di sì subito, ma alla fine direi di no. Cosa pensi che possa migliorare ancora questa difesa? Sì, su piccole cose sì, però ci lavoriamo. Prossima settimana ci saranno i Giants in casa, il 25 aprile. Come la vedi? È partita molto dura, ma ce la possiamo fare molto bene. Allora Franco, com'è andata questa sera? Ma abbiamo giocato abbastanza bene in linea d'attacco, abbiamo dimostrato che comunque con la mentalità ci siamo. Stiamo salendo di mentalità in linea, abbiamo smesso di fare certi errori che facevamo gli anni passati e stiamo dimostrando che comunque abbiamo le potenzialità per fare un buon campionato. Se c'è da correggere qualcosa in questa serata, cosa correggeresti? Ma a parte qualche mio errore, correggerei più che altro magari qualche ricezione che potevamo fare in più e togliere tutti i falli che abbiamo fatto. Settimana prossima, ci sono i Giants a casa. Cosa ne pensi? Ma penso che
sarà una partita sicuramente impegnativa, dovremo dare tutto anche prossima settimana e spero che vada bene, anche perché è il mio compleanno.